Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video, in un nuovo episodio della nostra Master League col Parma Calcio su PES 6, patch 2022, la nostra seconda stagione dopo la stagione in cui siamo saliti dalla Serie B. E, insomma, nell'ultimo episodio ce la siamo vista molto brutta, abbiamo fatto 3 sconfitte importanti con Bologna, Roma e Atalanta, in cui siamo stati effettivamente ridimensionati. Ci voleva anche per capire quella che è un po' la dimensione della nostra squadra. E siamo scesi tanto in classifica, eravamo, se non mi sbaglio, al 5º o 6º posto. Adesso ci ritroviamo all'11º posto con 11 punti appaiati con l'Hellas Verona. Ma dietro spingono le squadre, quindi abbiamo bisogno sicuramente di fare punti. Buttiamoci subito in questa prima partita dell'episodio, ovvero l'andata di Coppa Italia contro il Napoli. Ok ragazzi, giocheremo con questa formazione un po' rimaneggiata, anche perché abbiamo bisogno di far riposare i titolari in vista del campionato. Non possiamo puntare anche alla Coppa, già non abbiamo abbastanza giocatori forti per salvarci, quindi figuratevi per puntare alla Coppa. Quindi gioca Macco dopo la sua ultima grande performance da terzino, centrocampo con Dodo, Yuga, Minanda. Non oso immaginare cosa succederà oggi in questa partita. Attacco con Bursche, Hamson titolari e Castolo che insomma gioca da ala destra. Riposano tutti i titolari, quasi tutti i titolari, e vediamo un po' come va. Benvenuti all'andata di questa... All'inizio, alla prima partita di questa Coppa Italia. Abbiamo giocato la Coppa Italia di Serie B nella scorsa stagione e, se ricordate, dopo una grande andata in cui avevamo vinto 2-0 con Lecce, poi eravamo stati eliminati perdendo per 3-0 al ritorno ai supplementari. E ci riproviamo ad andare un po' più avanti in questa seconda stagione, però nonostante una grande performance contro il Napoli nelle partite pre-campionato, comunque non ci credo troppo, devo essere sincero. È vero, dobbiamo essere sempre positivi, però è anche vero che la nostra priorità è assolutamente la salvezza in campionato, quindi tutto ciò che viene dalla Coppa è qualcosa in più. Il Napoli è nettamente superiore a noi, arbitro francese, anche se dovrebbero essere tutti italiani quelli che arbitrano la Coppa Italia, e proviamo a fare del nostro meglio. Attenzione a Zirischi, attenzione, perché il Napoli fraseggia molto bene con i suoi giocatori della tre quarti. Lozano dentro, il gol subito del Napoli, il tap-in vincente di Fabian Ruiz sul tiro di Lozano, e qua Ivarov doveva fare qualcosa in più. Guardate che parata terrificante, poi la nostra difesa non segue, questo è il risultato. Subito Parma sotto. Io non mi capacito veramente della involuzione che sta avendo la nostra squadra. È preoccupante. Attenzione ad Hamsun. C'è Yuga. Yuga dentro. Il tiro. Para Meret. Questa chiusura di Macco devo dire che non me l'aspettavo. Ma Castolo perde subito palla. E qua Hamsun si è fatto vedere veramente poco. Attenzione a Juan Jesus, che sembra essere diventato Ronaldinho oggi. E allarga per Politano. Politano può metterla dentro, c'è Lozano, Macco a vuoto, e grande parata di Ivarov. Mamma mia Macco, guardate, mamma mia Macco, io non so se riesco a reggere. Zirischi recupera, Fabian subito avanti per Osimhen, c'è la palla dentro per Lozano che può andare in porta, si allunga la palla, ma alla fine Ivarov esce malissimo e arriva il 2-0 del Napoli. Ivarov male, male, male oggi. Veramente male oggi Ivarov. Cioè, in pratica si era allungato la palla, ci arrivava benissimo. Non so per quale motivo Ivarov si è fermato invece di andare a valanga. Guardate qua, si ferma e poi gli passa sotto il braccio. Ed è 2-0 Napoli. Un risultato che riflette comunque il cattivo momento di forma del Parma e l'ottimo momento di forma del Napoli, che ricordiamo comunque essere primo in campionato, quindi qualcosa dovrà pur dire, no? Attenzione a Castolo. Castolo entra in area, dentro per Hamsun. Hamsun dentro, il tiro fuori. Niente, non c'è niente da fare, non riusciamo
anche davanti alla porta a segnare, una cosa incredibile. Fine primo tempo. Inizia la seconda frazione di gioco con il Napoli in vantaggio per 2-0 sul Parma. E i giocatori sono sempre stanchi, arrivano sempre molto marcati comunque al tiro. Attenzione ad Hamsun che può andare in porta. Vediamo se riusciamo a concretizzare. Hamsun, il tiro, gol! Finalmente spezziamo il digiuno di gol del Parma. A prescindere da quello che sarà il risultato finale, era molto importante riuscire ad andare in gol e a concretizzare qualcuna delle azioni che stiamo creando. E intanto è 2-1. E il Napoli deve comunque giocarsela. Allora, arrivano i primi cambi. Entra Palenì, che va terzino. E Macco lo mettiamo a centrocampo. Vediamo se migliora un po' la situazione. Perché Macco terzino veramente mi fa perdere tutte le partite. Vediamo, ci dobbiamo inventare qualcosa. E nel frattempo è entrato anche Iconè per uno stremato Flebo Bourget, che è andato a fare la sua buona dose di Flebo con sali minerali e bevande energetiche. Purtroppo devo sempre sostituire quelli che non ce la fanno più, quindi non riesco più a fare delle sostituzioni sensate. Attenzione, Hamsun si gira, prova il tiro! Che tiro di Hamsun! E la parata salva il risultato di Meret! Grande giocata di Hamsun, che se ne va rispetto a Fabian Ruiz e prova il tiro alla sinistra di Meret. Valeni per Macco, che si fa spostare. Mannaggia a te, Macco, chi ti fa giocare? Palla lunga per Osimhen, che sicuramente arriverà prima di Stremer, ma finisce qui. 2-1 Napoli, che mette una seria ipoteca sul passaggio del turno in vista del ritorno, ma comunque una buona partita del Parma. Effettivamente posso dire di essere soddisfatto vista la reazione che c'è stata. Peccato un po' per le parate, per le non parate di Ivarov, ecco. Ragazzi, prossima partita contro l'Inter, che è sesto. Un'altra partita non semplice, direi. E proviamo, si può soltanto provare, non abbiamo molta scelta. Allora ragazzi, formazione per questa partita contro l'Inter. Proviamo la formazione titolare, perché non è che possiamo sempre darci per sconfitti. Ci dobbiamo provare. Tra l'altro vedo che in porta probabilmente giocherà Kordaz nell'Inter, questo mi fa molto piacere. Noi giochiamo con la formazione titolare, c'è Cheshu in difesa che gioca. E Samuele Ricci è un po' giù di condizione, ma deve giocare assolutamente. Espimas, Bourget, Hamsun stanco, quindi andrà cambiato, ma intanto partiamo così. Allora, anche se i stadi assegnati alle squadre sono tutti sbagliati, dovremmo essere in casa dell'Inter. Sì, siamo in casa dell'Inter, quindi partita fuori casa, difficile, contro un Inter che ha risalito la classifica, perché a inizio campionato aveva iniziato molto male, e anche il Milan sta risalendo. E quindi l'Inter che è risalito bene e ha tanta voglia di continuare a salire. Capitano stranamente Vidal, da noi il nostro grande Dodo, e vediamo un po' cosa possiamo fare. Partita molto molto sentita, e devo dire che comunque contro le grandi non abbiamo un cattivo score. Abbiamo fatto un pareggio contro la Juve, abbiamo fatto una sconfitta. Attenzione subito all'Lautaro che sfiora il gol. Mamma mia che difesa penosa che abbiamo. Entro per Dodo. Dodo cerca un movimento di un compagno. C'è Ricci che restituisce palla. Attenzione a Dodo. Davanti alla porta Dodo. Che parata di Kordaz. E Dodo che ha tirato fortissimo ma non è riuscito ad angolare il tiro. Quante occasioni che sprechiamo. Quante occasioni. Koulibaly che ha spazio a centrocampo. Palla per Espimas, anzi per Hamsun, che riesce a tenerla in qualche modo. Espimas vede la sovrapposizione di Valeni e lo lancia profondo. Attenzione, Valeni rientra, palla dentro, bassa, messa fuori, Ricci il tiro, ancora centrale, e Kordaz spara sicuro. Dumfries vuole metterla dentro, c'è Cheshu che fortunatamente riesce a mettere fuori. Koulibaly, palla per Bourget, larga. Bourget per Hamsun, vorrebbe restituirla Hamsun. C'è Bourget che ancora una volta è davanti alla porta. Bourget! Bourget! Il numero 19!
Flebo Bourchet, proprio lui. Colui che ha bisogno delle Flebo per reggersi in piedi. 1-0 Parma. Era nell'aria questo gol. Stavamo giocando veramente bene in attacco. E quando troviamo squadre più forti, a volte riusciamo a trovare più spazi per andare in contropiede. E stavolta è riuscito anche a concludere molto bene Bourchet con questo mezzo pallonetto su Kordaz. 1-0 Parma. Grande vantaggio, siamo al 30° minuto. E ora attenzione a non scoprirci. Attenzione alla palla profonda per Dumfries. Koulibaly non ha seguito Dumfries. Palla dentro, Cechu mette fuori. Ancora Dumfries. Vuole rimetterla dentro. Attenzione a Lautaro che tira. C'è Sanchez, il tiro. Mamma mia, quanti rimpalli. Sembrava un flipper. Alla fine para sicuro Ivarov. Odo intercetta palla di testa. Hamsun non riesce a girarla bene. E finisce il primo tempo. Wow, dal nostro gol dell'1-0 è stata una partita super fisica e super bloccata, giocata a centrocampo. E ho pensato onestamente più a difendermi che ad attaccare dopo aver trovato il gol. Credo che non possiamo fare altrimenti. Inizia il secondo tempo, Inter-Parma. Sono stanco, ragazzi, cioè mi sento stanco, credetemi. E non pensavo di riuscire a giocarcela, quindi il fatto che siamo in vantaggio mi mette più pressione. Per il Parma, Macco prova a recuperare ma non riesce, nell'uno contro uno, attenzione, attenzione, c'era solo Sanchez, è stato bravissimo Dodo. Hamsun potrebbe lanciare Espimas, attenzione, Espimas davanti alla porta, il passaggio bruttissimo di Espimas per Hamsun che poteva concludere a porta vuota. Mamma mia che passaggio di Espimas. Entra anche Castolo, l'uomo dei gol pesanti, al posto di uno stremato Hamsun, che ha giocato una partita molto molto importante. La rovesciata di Lautaro, mamma mia cosa stava facendo il Toro. Guardate di quanto è uscita, fortunatamente è girata verso l'esterno. 80° minuto, il Parma adesso ci crede, mancano solo 10 minuti. Purtroppo bisogna stare attenti perché fino alla fine queste squadre possono fregarti. E infatti Lautaro dentro il tiro, Ivarov sicuro. Palla per Igonè. Igonè falciato! Falciato Igonè! E non arriva manco l'ammonizione! Incredibile! Allarga Dzeko, palla dentro! Stremer mette fuori, c'è ancora Di Marco che può riprovarci, ancora Stremer a mettere fuori! Grande Stremer due volte, sbaglia Espimas il passaggio, ma è stanchissimo! C'è Dumfries che prova ad avanzare, Dumfries al limite dell'area, intercetta Koulibaly e mette fuori Macco! Skriniar! Ultima occasione per l'Inter, allarga Skriniar per Dumfries. Dumfries, attenzione, palla dentro per... Attenzione, è finita! Il Parma espugna lo stadio dell'Inter e vince fuori casa una partita importantissima in chiave salvezza. Che vittoria per il Parma. Grandissima vittoria, questa veramente ci voleva dopo 4 sconfitte consecutive. Proprio per il morale, per ricordarci che ce la possiamo fare. Andiamo allora a vedere, dopo questa grande vittoria contro l'Inter, che intanto è scalato in 17ª posizione, e noi siamo riusciti a guadagnare qualche posizioncina. Allora, noi siamo sempre a pari punti col Verona, ma siamo decimi. Il Milan nel frattempo ci ha superati, e quindi è risalito anche il Milan, però devo dire che è stata una grande, grande vittoria. E l'ultima partita è stata una bella botta di adrenalina, quindi spero di riuscire a mantenere la concentrazione anche per questa partita contro il Torino, perché anche questa, anzi questa possibilmente è ancora più importante visto che è un nostro concorrente per la salvezza, però il rischio di un calo di concentrazione, dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c'è. Eccoci qua ragazzi, partita importantissima, quindi cerchiamo di giocare un po' con i titolari, manca Ricci che sapete per quanto per noi sia importante, ma vorrei dargli un po' di fiato e farlo riposare un po', però magari entrerà. Davanti c'è Hamsun che è un po' stanco, però la partita è troppo importante per non farlo giocare. Vediamo fino a quando regge. E partiamo così. Benvenuti all'11ª giornata di Serie A Team, Parma-Torino. Vediamo dove il Torino, nemmeno l'ho guardato, ma ho immaginato che non avendolo visto nelle zone alte della classifica sia comunque in fondo, infatti è a 6 punti, 15°,
se non vinciamo questa è veramente da spararci. È uno scontro salvezza, anche se noi siamo 9 punti sopra, però in prospettiva è comunque uno scontro salvezza, quindi concentrati e cerchiamo di portarla a casa, anche perché siamo in casa, quindi questi 3 punti ci servono tantissimo. Dodo fa correre Espimas. Espimas chiede l'1-2 a Minanda, che vorrebbe restituirla, ma è ben chiuso. E allora palla lunga per Hamsun. Hamsun! Il gol di Hamsun! È l'1-0 del Parma. Che gran gol di Hamsun! Grande passaggio. Non ho visto precisamente se è stato Minanda, ma se è stato Minanda direi anche... Ed è proprio Minanda che è entrato dentro il campo. Palla bellissima per Hamsun, che batte il portiere sul primo palo. Guardate che palla. Espimas era finito probabilmente in fuorigioco. E allora palla lunga per Hamsun. Gigi non tiene la linea e punisce il nostro attaccante titolare. L'avevamo detto quanto fosse importante averlo in campo per queste partite così importanti. È subito 1-0 Parma. La viene intercettata benissimo da Ruskin, che veramente sta giocando veramente tantissimo. E adesso palla lunga per Bourchet, un po' troppo lunga, altrimenti poteva andare in porta. Bourchet entra in area, cerca i compagni, c'è Hamsun, la stoppa male, Koulibaly! Fuori il tiro di Koulibaly, col mancino, fuori di un nulla. C'era Valeni tutto solo, attenzione a Zaza, che supera in dribbling Dragusin, attenzione a Zaza che si invola verso la porta, si allunga palla fortunatamente, ma non torna nessuno del Parma, ci sono 6 giocatori davanti che non fanno fase difensiva. Attenzione, palla dentro, Valeni non ci arriva! Parata di Ivarov, ma così non va. I giocatori del Parma non rientrano. Inizia il secondo tempo di questo Parma-Torino. 4 cambi tutti insieme perché i nostri giocatori sono stanchi. E Dragusin va a fare il terzino, purtroppo mettiamo Stremer centrale e sostituiamo Flebo Bourchet. Entra anche Ricci, attenzione Castoro dentro per Iconè, tutto solo Iconè! Comunque aveva sbagliato, ma era fuori gioco di veramente un millimetro, infatti pensavo fosse in linea. Vediamo se Ricci riesce a fare la differenza, attenzione a Iconè. Attenzione alla velocità di Iconè che entra dentro, subisce un mezzo fallo, Iconè! La palla non entra, per un nulla, da posizione defilatissima. Adesso c'è Espimas che può mettere palla dentro. Attenzione, Iconè ancora una volta non ci arriva. Iconè non riesce ad entrare con tutta la palla. Il Parma. E Praet punta. Praet punta e salta Cheshu con un po' di fortuna anche. Prova ad entrare in area. Cerca un compagno. Attenzione a Tony Sanabria. La parata di Ivarov. Il drago che mette la sua firma e la sua presenza anche su questa possibile... ma ancora lontanissima vittoria del Parma. Con Eda la bandierina. Quanto sarebbe importante chiuderla. Palla dentro. Castolo. Castolo, il salvataggio sulla linea. Ma quante ce ne capitano. Castolo aveva anticipato tutti. Attenzione a Iconè. Iconè. Fallaccio. Ancora una volta il fallaccio su Iconè. Ma ancora una volta non c'è munizione. Ma Koulibaly chiude tutto, fortunatamente. Koulibaly subisce un altro fallaccio, ma quando li vuoi ammonire? Non li ammonisce mai. Ma com'è possibile questa cosa? Dai. Espimas, altro fallaccio, altro fallaccio. E siamo al terzo. Cioè, ragazzi, siamo... State vedendo, adesso è arrivata l'ammonizione per Ansaldi al terzo fallaccio. I primi due sono stati perdonati. Una roba imbarazzante. Imbarazzante. Alta, e finisce qui. E finisce qui. 1-0 Parma. Gol di Hamsun. E altra vittoria importantissima per il Parma in chiave salvezza. Allora ragazzi, abbiamo guadagnato in queste ultime due partite anche 2000 punti come fondi, che mi fanno respirare un po' anche dal punto di vista finanziario. Andiamo a vedere, innanzitutto vi dico che ha subito un infortunio Iconè, era inevitabile perché ce l'hanno falciati tutti, veramente Torino squadra terrificante. E questa ce la segniamo per il ritorno. Limeniamo anche noi. Iconè una giornata fuori, quindi alla fine non tanto, però non potrà giocare chiaramente. E sempre noi abbiamo Imelez infortunato a lungo termine. Andiamo a vedere prima di lasciarci quali sono al volo le prossime partite. Avremo Udinese in ritorno con il Napoli in Coppa e poi il Napoli in campionato.
Quindi abbiamo due partite consecutive contro il Napoli nel prossimo episodio. E mentre invece a livello di classifica queste due vittorie ci fanno un po' risalire, siamo al nono posto, superiamo di nuovo il Milan, stacchiamo l'Hellas Verona e respiriamo un po'. Quindi ragazzi, fatemi sapere in un commento cosa ne pensate di questa ripresa, grazie a Dio. E lasciate un like, iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto, mi raccomando. Seguitemi anche su Instagram, trovate tutti i link in descrizione. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!